La scena di apertura mostra la Corea del Nord che lancia un'invasione della Corea del Sud, 5 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ci viene presentata una giovane ragazza di nome Seol, che insegue con gioia le farfalle nel suo giardino. Durante questo, i suoi genitori la sorprendono con una bicicletta fatta in casa, che rende la piccola ragazza molto felice. Suo padre la aiuta a guidarla, creando un bellissimo momento tra i due. Tuttavia, la loro felicità è di breve durata, poiché il villaggio subisce un'improvvisa esplosione assordante, che uccide diverse persone. Si scopre che si tratta dei soldati nordcoreani, che sono sul punto di conquistare la Terra. Reagendo rapidamente, il padre di Seol chiede alla sua famiglia di restare in un posto sicuro, mentre lui si unisce al gruppo degli altri abitanti del villaggio per convincere i soldati a smettere di attaccarli. La madre di Seol nasconde la bambina sotto un ponte sotterraneo e le ordina di restare lì prima di partire per trovare suo padre. Tragicamente, tutti gli abitanti del villaggio vengono uccisi, lasciando Seol da sola. La scena poi si sposta a Iskenderun, in Turchia, dove un giovane di nome Ali sta aspettando impazientemente che il suo amico Suleiman vada al lavoro. Lungo la strada, Ali prende un dipinto di Marilyn Monroe, alimentato dalla sua immensa ammirazione per lei. Nel frattempo, una ragazza di nome Gazeteci chiama la sua amica Nuran, dicendole di prepararsi perché presto i ragazzi arriveranno nel vicolo. Subito dopo, i ragazzi passano davanti al vicolo e si scambiano uno sguardo romantico. Successivamente le due ragazze si avvicinano in mezzo al vicolo. Gazeteci esprime poi la sua preoccupazione, ricordando che suo padre aveva menzionato che i ragazzi potrebbero essere chiamati per il dispiegamento in Corea del Sud per la guerra. Nuran ignora però l'argomento, credendo che siano solo giovani studenti universitari che non sono ancora pronti per il servizio militare. Successivamente, i ragazzi vanno in bicicletta al comando della 39esima Divisione di Fanteria Militare. Lì, Suleiman incontra il maggiore Iskenderun, che lo informa che stanno per spedire un gruppo di giovani in Corea del Sud come rinforzo insieme ad altre truppe militari. Il maggiore considera Suleiman come uno dei soldati abili necessari e gli dice di prepararsi per la partenza. Suleiman rispetta la decisione del maggiore e accetta di entrare in guerra. Più tardi, informa i suoi amici del suo schieramento e chiede anche a uno di loro di trasmettere questo messaggio a Nuran. La stessa notte, Suleiman incontra Nuran, che è chiaramente turbata dalla notizia della sua partenza. Lei rivela di essere un'orfana, senza nessun altro a cui fare affidamento. Suleiman le assicura che tornerà non appena la missione finirà. Gli dice poi in lacrime di non dimenticarla, perché è l'unico su cui può fare affidamento. Prima di partire si scambiano un commosso abbraccio e si salutano con un bacio. Il giorno seguente, mentre salpa sulla nave, Suleiman scrive lettere alla sua famiglia, amici e la sua amata Nuran. Con la sua famiglia e il suo amore condivide solo gli aspetti più luminosi del suo viaggio, mentre informa i suoi amici di aver ricevuto delle armi. Più tardi, il tenente Mesut chiede a Suleiman di andare a prendere del diesel perché fa parte dell'unità motorizzata. In risposta, Suleiman suggerisce di travasarne un po' da una jeep in deposito. Durante la loro conversazione, il tenente Mesut rivela di essere infastidito dalle formiche nella sua cabina e come soluzione Suleiman gli consiglia di dar loro da mangiare invece di ucciderle. Sentendo questo, il tenente Mesut nutre dubbi riguardo alla preparazione di Suleiman alla guerra, perché non riesce nemmeno a uccidere una formica. Dopo un lungo viaggio, le truppe arrivano finalmente in Corea del Sud dove vengono accolte calorosamente dai cittadini. In breve tempo, il comandante ordina loro di fare le valigie perché partiranno immediatamente alla città di Daegu per incontrare i soldati sudcoreani. Al loro arrivo, il maggiore Fuat informa le truppe che, nonostante siano state catturate dai soldati nordcoreani, le forze di mantenimento della pace hanno respinto il nemico fino ai suoi confini e hanno liberato la Corea del Sud dall'invasione. Ora, la loro destinazione finale è Kunuri, e la squadra procede verso di essa. Una volta arrivati lì, Ali e il tenente Mesut iniziano un acceso dibattito sulle loro prospettive riguardo la guerra. Suleiman cerca di intervenire, ma proprio in quel momento i nordcoreani lanciano improvvisamente il loro attacco. Ciò spinge i tre a correre verso la cabina del comandante Celal. All'interno, il comandante sta cercando di stabilire un contatto di emergenza con il nono corpo, ma i segnali di comunicazione sono interrotti dall'esplosione. Avvertendo l'urgenza di chiamare rinforzi, il comandante decide di dirigersi verso il centro di comando del nono corpo. Riconoscendo le capacità di guida di Suleiman e l'abilità del tenente Mesut come interprete, il comandante riunisce una squadra per raggiungere la destinazione su una jeep. Mentre la squadra attraversa un villaggio, subisce un improvviso attacco nemico. Fortunatamente, riescono a saltare giù dal veicolo pochi istanti prima che esploda, e Ali si alza prontamente e usa la sua pistola per respingere coraggiosamente gli aggressori. Senza il veicolo, la squadra decide di continuare il resto del viaggio a piedi. Mentre camminano sentono un rumore,
che spinge i soldati a tirare fuori le armi e a mettersi in guardia. Poco dopo, Suleiman indaga sul suono e alla fine scopre l'innocente Seol seduta accanto alla madre defunta. Sentendosi dispiaciuto per lei, Suleiman le porge la mano offrendole di accompagnarla. Anche se all'inizio esitante, Seol accetta e Suleiman la riporta nella sua squadra. L'intero gruppo è triste per la ragazza e decide di portarla con sé. All'arrivo al nono corpo, il comandante si dirige all'interno per riferire dell'attacco alla loro base, mentre gli altri aspettano fuori. Durante questo, Ali suggerisce di fornire alla ragazza un nuovo nome, poiché non possono parlare con lei a causa della barriera linguistica. Di conseguenza la chiamano Ayla, a causa del suo viso lunare. Successivamente, il comandante americano conduce un incontro in cui dichiara che la guerra è appena iniziata. Inoltre, sostiene che ha assunto un aspetto multinazionale con il sostegno della Cina alla Corea del Nord, mentre la Turchia sostiene la Corea del Sud. Insieme a queste informazioni, il comandante americano offre alla squadra alcune risorse aggiuntive tra cui un altro veicolo e del personale, il capitano Cage e il tenente Lee. Il loro ruolo è assistere la squadra e guidarla attraverso un nuovo percorso sconosciuto. Successivamente, la squadra continua il suo viaggio, con Ayla al loro fianco. Suleiman sembra prendersi cura di lei, nonostante la barriera linguistica. Poco dopo la squadra si ferma in mezzo alla strada e discute di un percorso ottimale per raggiungere Kunuri in un periodo di tempo più breve. Quando sono tutti pronti per partire, la jeep del capitano Cage non parte, quindi convocano Suleiman per aggiustarla. Tuttavia, quando cerca di scendere dal veicolo, Ayla lo afferra per le braccia, facendogli segno di non lasciarla andare. Per questo motivo la posiziona sul cofano del veicolo, permettendole di osservarlo mentre ripara. Dopo aver portato a termine con successo il lavoro stanno per partire, ma proprio in quel momento un cecchino nordcoreano spara a un soldato sudcoreano. Ne consegue un intenso scontro a fuoco tra le due parti, che uccide diversi soldati nel processo. Suleiman afferra in fretta Ayla e la nasconde sotto la jeep. Di fronte a una raffica di attacchi nemici improvvisa una bomba utilizzando una bombola di gas e uno pneumatico, uccidendo i nemici in arrivo. Per fortuna, il rumore dell'esplosione viene sentito dal resto delle loro squadre, suggerendo di correre in soccorso. Nel frattempo, Suleiman lotta con uno dei soldati nemici, durante il quale viene pugnalato alla spalla. Viene quasi ucciso, ma il tenente Lee riesce ad abbattere il nemico appena in tempo. Nel frattempo, la notizia dello scoppio della guerra si diffonde in lungo e in largo, causando preoccupazione alla famiglia di Suleiman e alla sua amata a casa. Il giorno successivo Suleiman riprende conoscenza in un campo medico e trova Ayla che gli tiene le mani. Tutti al campo lodano il suo coraggio, evidenziando le sue azioni coraggiose nel precedente incontro con il nemico. Rivelano anche che Ayla è rimasta al suo fianco tutta la notte. Poco dopo, Suleiman apprende che i coreani avevano attaccato la squadra perché volevano portare Ayla con loro. Nonostante questo, si rifiuta di lasciare Suleiman, quindi il tenente Lee decide di parlare con il quartier generale. Nell'incontro successivo, Lee suggerisce di ospitare temporaneamente i bambini nel quartier generale finché non sarà predisposto per loro un luogo più sicuro. Per fortuna, gli alti funzionari accettano il suggerimento. Il giorno successivo il maggiore informa Suleiman che la guerra si sta facendo intensa, rendendo difficile tenere Ayla con loro. Dopo aver sentito questo, Suleiman decide di lasciarla con un ufficiale di nome Sadik. Quest'ultimo gli assicura che tratteranno Ayla come se fosse una loro figlia. Rivela persino un cappotto caldo che ha realizzato per lei, ma Suleiman fatica a lasciare indietro Ayla perché continua a seguirlo. Di conseguenza, Sadik prende il comando e fa sedere Ayla nella jeep, ma quando è distratto lei torna di nascosto nella jeep di Suleiman. Successivamente, Suleiman e la squadra si dirigono verso la cerimonia di premiazione, dove i soldati riceveranno delle medaglie per il loro coraggio. Una volta lì, Ayla corre sorprendentemente verso Suleiman mentre riceve il riconoscimento dal capitano sudcoreano. Per questo motivo, la squadra è costretta a riportare Ayla alla base. Con il passare dei giorni Suleiman trascorre gran parte del suo tempo a prendersi cura di lei mentre si esercita con i suoi commilitoni. Alla fine, tutti nel campo stabiliscono un legame con la bambina. Una notte, Ayla fatica a dormire dopo aver sentito dei fulmini fuori, quindi va a dormire accanto a Suleiman. La mattina dopo pronuncia per la prima volta una parola, cosa che sorprende tutti nel campo. Ciò spinge la squadra a iniziare a insegnarle la lingua turca durante il tempo libero, permettendole anche di guardare film turchi. Ad un certo punto Ayla si riferisce a Suleiman come a suo padre, cosa che lo tocca profondamente. Ora che conosce il nome di Suleiman, sente alcuni membri della squadra discutere dei loro destini, con uno di loro che suggerisce che Suleiman potrebbe morire. Questo fa piangere Ayla, che corre da suo padre per condividere quanto sentito. Per tirarla su di morale, afferma che i soldati parlavano di altri. Nella scena successiva,
Suleiman, Ali e Mesut portano Ayla a Tokyo per una vacanza per bambini, dove si diverte moltissimo. Acquistano vestiti per lei, gustano pasti deliziosi, ballano e catturano momenti preziosi nelle fotografie. Dopo una giornata così piacevole, Suleiman si emoziona improvvisamente al pensiero di dover abbandonare Ayla una volta tornato in Turchia. Il giorno successivo, Sadik informa Suleiman di una famiglia che afferma di essere parente di Ayla. Sentendo questo, Suleiman le porge un biglietto prima di andare a incontrare la famiglia da solo. Giunto all'indirizzo indicato, scopre che si tratta di una trappola tesa dai nordcoreani, che iniziano subito a picchiarlo. Nel frattempo, tornando alla base, Ali va fuori di testa quando si rende conto che Suleiman è scomparso. Fortunatamente, Ayla conosce l'indirizzo, quindi guida Ali e Sadik al posto, dove picchiano immediatamente i banditi e salvano Suleiman da loro. Dopo un po', il maggiore annuncia un piccolo concerto con Marilyn Monroe. Dopo aver sentito questo, Ali esprime il desiderio di parteciparvi poiché è un suo grande fan, ma purtroppo i suoi doveri gli impediscono di andarci. Di conseguenza, Suleiman promette ad Ali che otterrà l'autografo di Marilyn per lui. Accompagnato da Ayla e dal tenente Mesut, Suleiman assiste al concerto e con l'aiuto della bambina riescono ad assicurarsi con successo l'autografo di Marilyn con sopra il segno di un bacio. Nel frattempo, alla base, Ali sta guardando una foto di Marilyn Monroe, quando viene colpito a morte da un cecchino nordcoreano al confine. Dopo aver appreso di questa tragica notizia, Suleiman è sopraffatto dal dolore e non riesce a trattenere le sue lacrime. Decide quindi di lasciare un ultimo regalo per Ali, la foto autografata di Marilyn Monroe. Un anno dopo, il maggiore annuncia che l'attuale gruppo di soldati tornerà a casa, lasciando il posto all'arrivo di nuove truppe. Nonostante ciò, Suleiman sceglie di restare per un altro anno come volontario, perché non può lasciare Ayla. Scrive una lettera accorata a Nuran, informandola della sua decisione, e poi dice addio ai suoi amici. Più tardi, il comandante convoca Suleiman nel suo ufficio e lo informa che è ora di tornare a casa perché cederanno il comando a nuovi ufficiali turchi. Inoltre, non possono permettere a Suleiman di portare Ayla con sé poiché è coreana. Senza altra scelta, Suleiman porta Ayla nella sua nuova casa, la scuola di Ankara. Con il cuore pesante inizia ad allontanarsi, ma lei continua a seguirlo. Nel disperato tentativo di portarla con sé, Suleiman ha l'idea di nasconderla nella sua valigia e portarla con sé sulla nave. Sfortunatamente, il suo piano fallisce quando Mesut scopre che Ayla è scomparsa. Nonostante le sue suppliche disperate, non gli è permesso di portare con sé la bambina, ed è quindi costretto a lasciarla indietro. Prima di partire, fa una sincera promessa di tornare da lei e di assicurarsi che staranno insieme da allora in poi. In seguito, Suleiman torna finalmente in Turchia, solo per scoprire che Nuran si è già sposata con qualcun altro. Questa notizia lo lascia devastato, e con il cuore spezzato va da Nimet, sposandola prima di tornare a casa. I giorni passano, ma il loro matrimonio sembra privo di felicità perché la mente di Suleiman è sempre occupata da Ayla. Generosamente Nimet fa ogni sforzo per stabilire un contatto con Ayla, ma fallisce. La scena poi avanza velocemente di 47 anni e vediamo tutti riuniti fuori dalle proprie case a causa del terremoto. Tuttavia, il vecchio Suleiman torna a casa sua per recuperare una sua vecchia fotografia con Ayla. Anche dopo un lungo periodo di tempo, passa il tempo a guardare la televisione coreana, le notizie e i giochi nella speranza di trovare qualche informazione su di lei. Sogna persino che Ayla lo visiti in Turchia. Un giorno, Suleiman e Nimet ricevono una chiamata da un giornalista coreano, che vuole aiutare Suleiman a riunirsi con Ayla. Propongono di realizzare un documentario e di aiutarli nella ricerca. Suleiman accetta con entusiasmo ed è pieno di speranza per un'altra volta. Successivamente il team giornalistico inizia a condurre ricerche diligenti per trovare Ayla. Dopo diversi anni, la troupe televisiva riesce finalmente a localizzarla e organizzano immediatamente una riunione con Ayla in Corea del Sud. Dopo tutti quegli anni trascorsi separati, Suleiman e Ayla si riuniscono a Seul, ponendo fine al film con questa scena emozionante. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!